Cioè, benvenuti in un nuovo video Locations, questa volta un pochino diverso dal solito. Yeah! Siamo a Castiglioncello! Wow! Nell'epoca d'oro delle vacanze estive, Castiglioncello era un vero e proprio must per personaggi importanti e stelle del cinema. Vi avevo già mostrato Villa Corcos, trovate in descrizione il video dedicato a lei, ma oggi volevo andare sulle tracce di Marcello Mastroianni e mostrarvi la villa che acquistò, ma non solo. Marcello Mastroianni amava Castiglioncello e fu uno dei fondatori e presidente onorario del Circolo delle Quattro Gomme Lisce. Non lo chiamo club perché Mastroianni disse: ma che club, meglio un circolo. Su lungomare.castiglioncello.it si trovano tantissimi aneddoti interessanti, io infatti tante informazioni le ho lette da lì, come ad esempio il regolamento del circolo che dettò Mastroianni in persona. Per entrare nel Circolo delle Quattro Gomme Lisce bisogna essere senza cravatta e possibilmente brutti. Qui hanno costruito anche la casa di Barbie. Il Circolo delle Quattro Gomme Lisce doveva essere da queste parti. Ed era veramente un'officina. Ma ho letto sul sito lungomarecastiglioncello.it che era stata trasformata in un museo che conteneva anche tantissimi oggetti appartenuti a Mastroianni. Ma io qui non la vedo. Secondo me... Ah, qui c'è un Conad e qui c'è un negozio di souvenir. Toh. Guardate cosa c'è qui dietro. In questo largo, ma non certo tutti i cantieri li becco io. Castiglioncello ama ricordare che in questo largo i grandi attori Marcello Mastroianni e Paolo Panelli passavano ore spensierate con gli amici del club delle Quattro Gomme Lisce. E infatti oggi è largo Marcello Mastroianni. Che peccato, non so se fosse questa, ma nel caso è chiusa o lì accanto. Ora magari chiedo a qualcuno della zona. Il garage era veramente un'officina, ma non lo vedo. Secondo me, uffa, non esiste più. Pensate che Marcello Mastroianni veniva qui tutte le estati, infatti comprò anche Villa Prora, che andremo a vedere tra pochissimo. Ho chiesto a una signora di qui, gentilissima, e non era né il Conad né il negozio di souvenir, roba da mare, ma questo qui. E mi ha confermato anche la signora che all'interno ci sono un sacco di cimeli, era stato attrezzato proprio a museo, ma ahimè... è sempre chiuso, ha detto, e infatti anche noi oggi l'abbiamo trovato chiuso. Ecco qua, se vi interessa comprare casa a Castiglioncello come Mastroianni e Alberto Sordi, non una villa da 15 milioni di euro come quella di Sordi, però mi sono seduta a fare uno spuntino al bar e guardate qui cosa c'è. Tin 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 tin. Ecco Villa La Prora! Dopo andiamo a vederla. Questa villa in stile Liberty fu costruita negli anni 20. Prima di essere comprata da Mastroianni fu abitata anche da Luchino Visconti ed è stata anche location del film Enrico Caruso, La leggenda di una voce del 1951. Nella casa di Mastroianni si trova tin, 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 lì dietro.
Qui siamo vicino il ristorante Disco Club Astragalo. Siamo a ottobre, ma la stagione balneare ancora non è finita. Ma che paesaggio c'è, fantastico. Sto provando a scendere proprio lungo la costa. Gattino! Eccolo, mi ci mancava il gattino del video. Ciao Micio. Ma com'è bello, no? Amore, c'hai il pizzetto! C'hai il pizzetto! Ah. Spero che si veda la casa di Mastroianni. Vediamo un po'. Ho visto che quell'altra villa in stile Liberty della Baia del Sorriso. E infatti si vede lassù. Purtroppo Villa La Prora non si vede, però cioè, guardate che mare che c'è, bellissimo. Nel caso vi interessasse venire a vedere la villa di Mastroianni e anche a fare un bagno, visto che qui c'è la spiaggia libera. Qui c'è tutti i regolamenti, gli orari e gli adesivi. Divieto di ciabattare. Tra l'altro qui c'è anche il Castello Pasquini, che è molto bello, quasi quasi. Già che siamo qui, i luoghi dei macchiaioli. Infatti anche la villa di Alberto Sordi si chiama Villa Corcos, perché prima di appartenere ad Alberto Sordi era del pittore macchiaiolo Corcos. Eccolo, si vede da lì. Ma guardate che meraviglia questo drago. Bellissimo. Anche questo pratino, cioè, sembra di Alice in Wonderland. Ah! Il rossole di Pinjam, il rossole pittoriam. Ma signor te potei sapere che buon motivo c'è. Da lì si vede tutto, infatti guarda, si vede il mare. No, veramente bello. A parte che Castiglioncello è un amore. Infatti ci si compravano tutti casa, mica scemi, Vedi, qui c'è anfiteatro, arena. Guarda, gerbo, fungo! Qui abbiamo anche la casa degli Hobbit. Ora si trasforma nel video delle locations del Signore degli Anelli, più che sulle tracce di Marcello Mastroianni. Sulle tracce di Marcello Mastro Hobbit. Marcello Mastro Baggins. Marcello Mastro Baggins. Il video termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!